Benvenuti Supercoppa finale ore 20:15, Metalcom gruppo TNT in campo. Ricordiamo Metalcom in maglia azzurra, gruppo TNT maglia rossa e pantaloncini bianchi. Andiamo con la lettura delle formazioni ufficiali in campo. Metalcom con il numero 6 Alberto Berlini, con il numero 18 Alessandro Bernasconi, con il numero 1 Marco Caruso, con il numero 7 Gennaro De Paola, con il numero 5 Andrea Fumagalli, con il numero 8 Andrea Guglielmino, con il numero 4 Maurizio Guglielmino, con il numero 17 Antonio Mirra, con il numero 14 Claudio Piano, con il numero 9 Danilo Pozzi, con il numero 3 Paolo Russo, con il numero 2 Corrado Zanella. Il dirigente responsabile è il signor Fabio Cassera. Risponde gruppo TNT con il numero 4 Francesco Baldini, con il numero 50 Mauro Bertolini, con il numero 5 Massimo Bognardi, con il numero 11 Fabio Ceola, con il numero 9 Stefano Ceola, con il numero 7 Stefano Giussani, con il numero 3 Paiatto Igor, con il numero 8 Claudio Pennati, con il numero 13 Alessandro Porricelli, con il numero 1 Marco Rossi, con il numero 6 Michele Sindaco, con il numero 2 Francesco Minervino. Dirigente responsabile i signori Grossi, Pometti, Walter. Il dirigente responsabile numero 2 il signor Marinello Walter. L'allenatore il signor Simone Turetta. Buon divertimento a tutti, buona Supercoppa. Oh.
Fabio. C'è il vantaggio, il gol viene siglato dal numero 5, per cui Metalcom 1, gruppo TNT 0, autore del gol Andrea Umaga. Sì. 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 S
Autore del gol del 2-0, il numero 8 Andrea Guglielmino. Menalcom 2, gruppo TNT 0. Dai, dai, svegli, oh, svegli! Dai, troppo appoggialo che non sa chi dà, ma... C'è un rango! Facciamoci vedere da parte. Andiamo, andiamo. 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 Andi
prima palla, poi il gambetto, palla però primo il contatto, è il primo contatto, non il secondo contatto. No, no, non l'ha gambettato, palla è caduto e l'ha toccato. Gira, 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 passa dietro, veloce qui, qui, vai, 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 non buttiamoci davanti subito, eh! Non buttiamoci, torniamo! Rea! Torna Andre! Dai, dai! Dai! Vai, 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 vai
Grande Toni!
qualcosa. Sì. Arriva! Lasciamo andare così, figa, sono andato a Mario Nero!
Dove ce l'hai 5? Dove ce l'hai? Siamo con Andrea Guglielmino della Metalcom, il match win di questa Supercoppa contro il gruppo TNT, una bella doppietta, avete vinto 3-2, una partita altalenante, siete partiti bene, 2-0 subito, poi dopo 4-2, poi dopo avete subito il pareggio, poi nel finale appunto è arrivata la tua doppietta, direi che meglio di così non potevi iniziare la stagione contro l'avversario forte come il gruppo TNT. Assolutamente, il gruppo TNT è una squadra che abbiamo già affrontato e comunque insomma è comunque una squadra da battere, perché comunque è sempre stata un antagonista. Stasera è andata bene per noi, è andata bene per me, ci ho segnato 2 gol e niente, ringraziamo lo Sportland per aver dato questa possibilità per giocare questa Supercoppa, che sicuramente questa formula, questa idea sicuramente vincente e importante. Sì, crediamo che è una novità questa, ne parliamo di Sportland, appunto dopo i tanti tornei campionati c'è anche questa Supercoppa che insomma, questa sera è stato spettacolo con questa bella vittoria. Assolutamente sì. Complimenti anche al vostro portiere, no? Che nel secondo tempo è stato il grande protagonista. Cigliotto, grande portiere, grande rientro. Dopo un anno non facile per lui con degli infortuni, però si è ripresentato assolutamente in grandissima forma, sicuramente per il proseguo del campionato. Bene, grazie, complimenti, e allora andate pure a festeggiare. Grazie a voi. Con molto piacere. Siamo con Simone Turetta, mister del gruppo TNT. Questa sera ahimè è andata male questa sfida di Supercoppa contro Metalcom, avete recuperato bene dopo la lunga rincorsa da 0-2, 2-2, e poi cosa è successo? Un blackout che vi ha praticamente estromesso dal match. Guarda, il 2-2 per noi era risultato più che meritato, puntavamo a vincere, ormai l'inizio della partita era a nostro favore e abbiamo tentato di portarci avanti per fare il terzo gol, e un tiro neanche irresistibile è stato imprendibile invece per il nostro portiere. Il 4-2 non lo calcolo perché ormai era tempo scaduto, peccato, ci tenevo veramente tanto, è andata così, complimenti al cassiere company. Ecco, tanti rimpianti anche per una gara giocata quasi sempre all'attacco, tanti tiri in porta soprattutto nel secondo tempo, il portiere appunto della meta Consigliotto, protagonista di autentici miracoli, ha parato 3-4 palloni veramente pazzeschi e quindi insomma un po' ha segnato il destino del match. Mi fa piacere che lo dica tu, perché se l'avessi detto io sembravo ovviamente di parte, però in realtà così è stato, abbiamo avuto tantissime occasioni da rete, il portiere è stato fenomenale, pazienza, è andata male, in realtà sono arrabbiato proprio per quello, perché con tantissime occasioni da gol due reti sono troppo poche, però vabbè, così è il calcio, pazienza, è andata così. Bene, grazie Simone Turetta, ovviamente poi ci rivedremo per la grazie Champions League e per il campionato. Anzi, giovedì ci vediamo per la festa a Dixieland, ovviamente. Bene. Grazie a voi, ciao ciao.